Signore e signori, nato a Roma il 18 aprile 1967, è una delle voci più importanti della storia della telecronaca sportiva, conduttore e telecronista. Ha raccontato la favola dell'Italia, campione del mondo 2006, e altre mille partite da ricordare. Signore e signori, diamo un caloroso benvenuto al mitico Fabio Chiarezza. Grazie, svantearmi. Che tama idolo delle fuoco, un mitra. Ma non ha bussato, quindi non ha bussato. Vabbè. Dovevamo aspettare. Fare? Prego. Prego, fallo entrare. Eccolo! Eccolo qui. Ciao Fabio. Grande Fabio. Ciao Fabio. Ciao Fabio, benvenuto. Grazie. Mi presento, sono Andrea Omieton, è un grande onore averti qua su Twitch, sul mio canale. È la mia prima volta su Twitch, in assoluto. Sarà un'esperienza mistica, anche se noi abbiamo tutta la regia dietro, la gestiamo noi, e non è Twitch questo, è solo un sito di chiamate, sì. Però... è un mezzo interessante Twitch, l'unica cosa che mi ritrovo ad affrontare ogni giorno 8 ore di diretta che sono TV. Un po' stressanti. Mamma mia, complimenti. Grazie. E sono qua con Ivan Grieco, che ti ha contattato, che è un presentatore e caster anche di eSports. Non so se... sì, collega, diciamo, del mondo dei videogiochi, però. Come no. E Hank, che è il ragazzo... che sta salutando, che non sa niente di calcio, però mi aiuta ad andare avanti. Sì, sono la spalla di Andrea, quindi pareva brutto che scomparissi, anche se non so nulla del tema, però ovviamente, diciamo, almeno i mondiali l'ho visti, quindi. Cosa, Fabio? Ma quali giochi giochi, in particolare? Giochi... Ma videogiochi, FPS, dove si spara, quindi proprio sono... Tutto, ecco. Avendo io un'età da Doom in avanti, diciamo, dal primo Doom in avanti. Ah, allora vedi che... Call of Duty, Fabio, ci hai giocato? Call of Duty, come no? Io gioco poco online, però. Online, cioè io sono ancora uno vecchio stampo. Cioè, online gioca molto mio figlio, io ogni tanto gioco, mio figlio ha 11 anni, quindi lui è un giocatore... Fortnite ovviamente adesso, anche se vedo che Fortnite va a periodi, ci sono dei periodi in cui gli piace moltissimo, poi dei periodi in cui c'è l'aggiornamento, magari non gli piace, che lo abbandona, poi ritorna dopo. Ma... ho visto però degli spettacoli bellissimi su Fortnite, devo dire. Concerti, sì, sì. Il marketing di Fortnite è bello potente, il problema è che ovviamente avendo avuto il boom l'anno scorso, ora non è che può durare la moda per 10 anni di Fortnite. Soldi, 2 lire l'hanno fatta in questo anno. Giusto, due spicci. Sì, sì, sì. Ma anche chi ci giocava, eh? Guarda che chi ci giocava è diventato... Tipo, non so se conosci Ninja, forse tuo figlio... Come no, sì, sì. So i nomi, non ho mai visti. So che per la mia generazione giocano a una velocità assurda. Cioè, la velocità di gioco è cambiata radicalmente. Noi giocavamo più sulle stories, no? Che... sui kills, quando giochi sui kills c'è questo fatto che muore, rinasci, per quanti kill fai, eccetera, eccetera. Per la mia generazione abituarsi è un po' più complicato, diciamo. È proprio un'altra modalità di gioco. Ma lo sai, sì, Fabio, sì. Che i pro player di Fortnite, di tutti i giochi più o meno dove devi essere abile ad uccidere o comunque devi essere skillato, i pro player più o meno vanno in pensione a 21 anni? Immagino. Poi so che qualcuno gioca anche con i boot, no? Cioè qualcuno, diciamo, che ogni tanto gioca, cioè delle cose, oltre ai suoi skills personali, utilizza delle cose che non sono tanto regular. I cheat. Vedo che sparano in testa regolarmente con una precisione che, insomma, capisci che c'è qualcosa che non va sulla rapidità. Ma invece io ultimamente mi trovo molto a giocare e anche a streamare, perché sono un po' appassionato, il blackjack. io sono stato pro player di poker più che di blackjack. Io sono a Texas Hold'em. Conosco, io guarda, quando era scoppiata la moda, sì, ero fisso tutto il tempo con i miei amici, a parte che avevo 16 anni e facevamo sempre tornei su tornei tutti i giorni.
nelle varie case, vabbè, avevamo 16 anni tra di noi, chi se ne frega. Però eravamo fissi a guardare la TV sul canale, fissi, e da lì ho conosciuto Negreanu, Ivy. Phil Ivy. Canale era mio fratello era il direttore del canale. Sì, devo dire che durante il lockdown ho rigiocato un po' online, no. Erano anni che non giocavo online. Ma ho trovato un po' di differenze. Ma giochi multitavolo o ti fai il torneino? No, io gioco molto piano, tornei da pochissimi euro, però devo dire che, allora, noi abbiamo sempre parlato, noi che amavamo questo gioco, avevamo sempre parlato di varianza, cioè tu combattevi la varianza, quindi diciamo che quando giocavi tantissime mani online c'era una possibilità di varianza, quindi di sconfiggere la varianza se giocavi su multi tavoli. Io conoscevo gente che giocava su 10-12 tavoli insieme, che era molto alta. Non so se è cambiato qualcosa, non mi permetto di dirlo, ma trovo che il numero di scoppie e di mani strane sia un po' molto elevato. Dici che c'è una mano... Credo che il livello di randomizzazione sia un po' diverso. Cioè, noi pensiamo a random, ti danno le carte e poi mettono giù le carte così. Non so in realtà l'algoritmo come funzioni sulla randomizzazione. Ti capisco anche, perché loro fanno tornei ormai da 2, 3, 4 mila persone. Se non ci sono gli scontri di uno contro uno, durerebbero all'infinito i tornei. Sì. Ok. È comunque una cosa uguale per tutti. E non sto dicendo che ci siano delle cose assolutamente. Cioè, però trovo, insomma, il livello di scoppi e di mani strane è molto elevato rispetto a quando giochi live. È vero che giochi un numero di mani molto più elevato, eh? Anche questo è vero, quindi non c'è mai, però diciamo che ultimamente, ecco, ritornare a giocare online, ho capito molto la differenza tra giocare online e giocare magari nei tornei invece live. Io live mi è sempre piaciuto ovviamente un po' di più, perché c'è tutta quella, tutta la parte psicologica dello sguardo, è tutto, cioè lì conta molto di più la personalità ovviamente online viene azzerata. Io ho conosciuto dei ragazzi ad un casinò, dei ragazzi italiani che erano miei fan, che giravano l'Europa perché erano dei pro player online di poker, e giravano l'Europa perché se tu giochi dall'Italia puoi giocare solo in Italia, non puoi giocare tipo contro gli spagnoli o altre cose, per cui cambiavano settore, perché così gli si riabbassava il ranking e loro potevano guadagnare di più, e quindi si trasferivano a Praga, a Barcellona... Cioè, cose folli, così. Cose folli. Allora Fabio, noi ti conosciamo tutti molto molto bene, e io mi sono ritrovato con un grande problema. Allora, io sono del Milan, però è ovvio che il pubblico che ci guarda è splittato in tutte le squadre, per cui io vorrei, se ti va di parlare ovviamente di calcio, io vorrei parlare magari un po' di più della nazionale dell'Italia. No, così evitiamo Juventino, Milanese. Guerre. Le guerre, sì, tra tifosi. Però prima di questo, prima di approfondire questo tema, ti voglio chiedere una domanda che volevo farti prima, ma me l'ero scordata. Mia personale curiosità, com'è commentare un videogioco? Cioè, tu hai commentato il videogioco di calcio, non facciamo nomi, e com'è effettivamente... Uno e poi l'altro. Esatto, quindi adesso sei condicio, par condicio. Ma i nomi li possiamo fare, Fabio. Vabbè, tanto sono quelli. FIFA fino al 2014, PES dal 2015 ad oggi. E com'è il processo? Cioè, tu devi proprio registrare frase, devi star lì a registrare frase per frase per frase per frase per frase. Sì, allora ci sono, diciamo, due momenti. Registriamo un numero di frasi. Cioè, credo che quando ricominci un gioco da capo fai tipo 10.000 frasi, una cosa, cioè una cosa... Wow. Sono giorni e giorni e giorni di registrazione, ore e ore e ore di registrazione. Poi dopo la prima volta, diciamo che gli aggiornamenti sono leggermente più veloci, ma leggermente più veloci. Però diciamo che ci sono due modalità. La prima modalità è proprio la frase, che è la frase generale che viene attribuita senza l'assegnazione del nome. Poi per alcuni giocatori che sono quelli, diciamo, più importanti, c'è l'assegnazione del nome diretta, e poi per altre c'è una doppia registrazione. Tu registri i nomi
registri poi la frase e li registri con un'intonazione tale per cui poi diciamo che la macchina stessa che fa l'assegnazione attaccando il nome alla frase che tu utilizzi. Okay. E quindi è un lavoro, devo dire, molto divertente, molto lungo, molto complesso, che comporta anche delle difficoltà proprio tecniche. Cioè, per esempio, quando io faccio i nomi, e comunque con l'aggiornamento ci sono almeno 1000, 1200, 1300, 1500, 2000 nomi alle volte da fare, e li fai in tre forme, che sono la forma plain, diciamo, quando tu fai, non so, Cannavaro, oppure poi fai la forma media, che è Cannavaro, e poi fai l'alto, Cannavaro! E quando tu fai le tre parti, soprattutto quando fai 2000 nomi alti, come telecronista devi essere sicuro di registrarla di lunedì e di avere poi un giorno di riposo o due, perché la voce strappa e poi per due giorni non c'è più voce, ma proprio strappa nettamente. Uno dei... farli tutti in una sessione, diciamo. Uno e delle cose... praticamente molto, 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 molto faticoso. Uno dei nomi più belli, diciamo, che sono rimasti più impressi nelle orecchie dei ragazzi è Bosingua. Quando... esatto. Anche io... ma lì mi diverto io, perché alcuni nomi che sono molto divertenti, secondo me, allora li fai proprio in maniera del tutto particolare e cerchi di farli in maniera del tutto particolare. Aspettate che c'è la ricarica che ha un po' di difficoltà. Li fai in maniera del tutto particolare perché sai che attirano un po'... fanno un po' notizia, no? Poi anche alcune cose. Sì, ma anche io mi ricordo anche Etoho. Eh sì, sì, beh, ma lo faccio anche nelle telecronache. Ah, beh, certo. Quindi tu fai anche, quando fai le tre registrazioni, ad esempio, Cannavaro, poi sì, dopo viene attaccata la frase come se sta per segnare o magari se sbaglia, cioè il momento clou. Cannavaro, un grande gol il suo! È un Cannavaro, e poi registra un grande gol il suo, un grande rinvio, una palla filtrante, e c'è tutte queste cose che tu fai che sono divise molto bene dagli autori in api, poi alcune cose c'è ad libitum, quindi che tipo devi fare lo stesso tema 10 frasi diverse, quindi quello che ti viene in mente dici. Poi ci sono delle tecniche diverse di registrazione, alcune... La prima volta che ho fatto il primo gioco, quindi FIFA con Beppe, per esempio, uno dei primi anni, abbiamo registrato delle vere e proprie partite simulate e poi campionavano una partita simulata. Okay. Devo dire che quello era un po' più complicato per loro, ma aveva anche un ottimo risultato. Ok. Ma le frasi te le danno tutte gli autori o c'è anche spazio? Alcune sono scritte, sono, diciamo che il tema è fisso. Nel senso che loro ovviamente hanno bisogno di quella per il calcio d'angolo, di quella per il rinvio, certo, perché poi sono tutte assegnate poi agli algoritmi di assegnazione, diciamo, della frase stessa in base a quello che succede in campo. Però hai delle libertà di azione. Per esempio, a me lasciano libertà d'azione su come fare gol, su alcune cose le cambi. Le cose più difficili da fare in assoluto sono quando ho fatto per la prima volta la Wii, che era, se vi ricordate, era un po' complicato, c'era la rimessa laterale fatta con sì. Era molto divertente, perché io giocavo in quel periodo, giocavo con la Wii, e quando mettevo dentro il gioco e imparavo a giocare, ero io che mi davo dello scemo perché mi facevo prendere. Quello era un po' surreale, devo dire. Ma no, non così, devi farlo meglio. L'ultimo era un po' surreale. E invece, chiudendo la parentesi, invece... con Beppe Bergomi nel gioco, cioè le frasi sono sempre tu lui o viene attaccato anche lui in maniera randomica? Poi con Luca facciamo una parte da soli, okay, e una parte invece facciamo delle sessioni per le frasi di presentazione, per esempio delle partite, che devono essere un po' più colloquiali, se no si sente lo stacco. Allora le facciamo insieme, cioè facciamo proprio come se fossimo in telecamera. Ok, ok. Allora, io parto con una... tralasciando l'altro argomento, ormai prendo le redini. Allora, dopo il Mondiale, io credo che tu sei diventato... Ora, dimmi se ho ragione oppure no, che da quando abbiamo vinto il Mondiale, siccome ovviamente tu eri la voce insieme a Beppe, sei diventato anche figura pop della cultura italiana.
era una tua aspirazione? Cioè, per te, nella tua carriera, è rilevante? Può essere un grande traguardo? Questo ovviamente è un grandissimo traguardo, però voglio sapere un attimo dal tuo punto di vista come l'hai vissuta e come magari ti ha cambiato un po' anche professionalmente o la vita privata, tutto. Scusami per la domanda un po' fatta così, e cos'ha? No, 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 lo capisco. Allora, diciamo che il mondiale ha cambiato radicalmente la mia vita, ma proprio radicalmente. Noi sono partito che avevo una discreta popolarità, finito il mondiale, io mi ricordo che sono tornato in Italia e diciamo che sono rimasto un po' sorpreso dall'esito che aveva avuto tutta quella vicenda. Sono rimasto anche un po' straniato, se vuoi, da quello che è successo. E quello ti insegna poi anche a gestire un momento diverso della tua vita. Io ho avuto la fortuna di avere già una famiglia alle spalle in quel momento, ero già sposato con Benedetta, avevo già due bambine, poi sarebbe arrivato Diego, e quindi questo mi ha permesso di rimanere un po' con i piedi per terra. Poi, sai, c'è anche un altro elemento che è del tutto particolare, cioè da una parte hai questo, il fatto di diventare un po' pop, come dici tu. Da una parte ovviamente ha un grande ritorno di popolarità, dall'altro ti espone anche un po' di più alle critiche, cioè ci sono sempre quelli che dicono non sei più come prima, perché credo che capiti un po' in tutti i mestieri, quando sei di nicchia sei un po' loro, quando diventi popolare alcuni ti avvertono come se tu tradissi un po' quel tuo modo di essere precedente. In realtà non è così, in realtà è che tutti noi evolviamo nel nostro lavoro, nel nostro mestiere, in quello che facciamo. E quindi di conseguenza si modifica anche l'approccio. E poi c'è il fatto che quando tu hai una maggiore popolarità devi imparare a saperla gestire. Questo in tutti i mestieri, lo vediamo secondo me anche in questi giorni, persone Ah, che voilà. magari facevano dei mestieri che non li portavano ad avere una grande dimestichezza con la popolarità, quando poi tu cominci ad avere un po' di popolarità devi anche imparare a gestirla. Ed è un elemento molto complesso, molto più complesso, e devi imparare anche un po' a fregartene di quello che dicono, fondamentalmente. Devi Giustissimo. mantenerti fedele a te stesso. Io credo Quanto che è l'elemento illuminante fondamentale questo. sia mantenersi professionali, credibili e continuare a studiare. Questi sono i tre elementi fondamentali, perché se tu studi e sai le cose, più o meno diventi inattaccabile. Poi devi anche accettare il fatto che non puoi piacere a tutti. Questo Certo. è l'elemento contrario della popolarità, ma è comunque una cosa, anche le critiche ti permettono di crescere. Sì, anche secondo me nel nostro magari campo un po' più dell'intrattenimento su internet è anche importante per noi rinnovarsi, per Beh, cui. su internet devo dire che l'elemento è particolarmente, direi, evidenziato, no? Che su Molto. internet tutti i giudizi sono al quadrato, In al gioco cubo o alla quarta dell'Atletico potenza Madrid addirittura. E fa quindi capisco schifo. che Cioè, ci questo voglia non. anche ogni tanto un po' di forza interiore per poterli gestire, perché quello che a me piace poco di internet è che spesso dietro l'anonimato si nasconde una certa violenza di linguaggio che io non apprezzo. Molto, molto. Ora mi stanno allora con Twitch ho la possibilità che se mi fanno delle donazioni posso mettere degli audio, stanno donando tutte le telecronache praticamente. Ma io in questa quarantena ho fatto amicizia con Douglas Costa. Perché abbiamo giocato spesso a Call of Duty insieme, abbiamo parlato e Oh, chiacchierato togliti il spesso. cappello, mi fai vedere un E capello perso. mi sono avvicinato un po', siccome casa mia. Oh, si è offeso tantissimo sulla cosa No, di non Costa. dovevi dire da Douglas Costa. Io che non ho neanche detto algoritmo. E Volevo dovevi fare. fargli vedere i capelli. Capisco giocarmi il Eccolo. Divino Telma e stare simpatico a Fabio. Ok. Eccolo. Eccoci. Scaricato, Scusate, ma mi sono immagino. preso. Era No, morto il no, no. telefono? No, il telefono andava, è solo che si è distolta la connessione. Non so che cosa sia successo. Ci siete? Ci siamo, ma ti vediamo. Vediamo, ti vediamo fisso. Ok. Ok, a posto. Aspetta Ok, siamo che. dentro. Scusate, non so cosa Ok, sia. adesso Bugie siamo. della tecnologia. Adesso siamo al top. Allora, Ok. stavamo parlando, pensavamo che non ti stava simpatico Douglas Costa. Ha detto, se n'è Era andato, l'ho riandato. Lo sei nominato. uscito. Lo salutiamo se ci sta vedendo, Mario. Grande giocatore.
Allora, abbiamo fatto amicizia giocando a Call of Duty. È un po' partita la moda che, anche se sono uno dei più forti streamer in Italia, sembra che vivo in una piccola favela perché è tutto sbagliato, tutto rotto. Perché non ho tempo di. Essendo sempre in corsa, non ho tempo di rinnovare ancora nulla. È un casino. E è partita una sfida con i miei fan e mi hanno fatto Sì. fare un taglio di capelli molto famoso. Ora te lo faccio Sì. vedere. Non so se hai Non capito. bellissimo. No, non sono un esperto di taglio dei capelli. Che taglio? Ah, la Ronaldo! Alla Ronaldo il fenomeno. 2002. Quella che ti hanno fatto quella, a parte che tu sai che cosa vuol dire quel taglio dei capelli. No. Temo di no, temo di no. Che vuol dire, Fabio? Che ci aveva in testa solo una cosa lui. Ah. Ok. Già mi aspettavo la filosofia perché c'erano delle storie che lui per far dimenticare l'infortunio, invece no. Ok. Era molto più terra terra. Fatto perché tutti parlassero del taglio dei capelli per far dimenticare il mondiale precedente, è vero questo? Ma lui in effetti ci aveva in testa solo. Cioè, agli amici diceva questa cosa. Però comunque non è un taglio dei capelli molto famoso, molto molto famoso. Però è. Un giocatore, devo dire che se è stato uno dei più grandi di tutti i tempi, ma senza l'infortunio, secondo me sarebbe stato probabilmente più grande di tutti i tempi. Che senza i tre infortuni, lui ha avuto Sì. due infortuni gravissimi e il malore ai mondiali che lo hanno pesantemente condizionato. Però il Ronaldo nel 98, io facevo vedere cronache di quella. Di quell'Inter lì era un giocatore indimenticabile. Io gli ho visto fare delle cose, gli ho visto fare il fantasma. In una partita in Russia lui è scomparso ed è ricomparso dopo due difensori. Immagino che anche Douglas Costa pensi questo di Ronaldo. Sì, però pensa peggio dei miei capelli. Ma io da 2 settimane, forse non mi ricordo quanto ho questo taglio, credo 2 settimane che giro solo col cappello. Ma che grande, non capisco perché. Così a caso, per il Mai? sole, il nuovo sole estivo, sai. No, allora, l'altro taglio che mi volevo fare, non sto scherzando, era quello alla Nelson Dida, essendo così rasato. Con. Vabbè, Nelson era, sì, c'era cioè, i rigori. Nelson era un grande portiere anche lui. Adesso hai visto c'è anche il nuovo look di Cristiano, eh? Cristiano anche ha fatto il nuovo look. Ma Quindi quello alla io. samurai, all'ultimo samurai. No. Sì. No, no, ma adesso ha appostato, ha i capelli un po' più lunghi, ha fatto un nuovo taglio, un po' più glam, meno rasato, un po' più, diciamo, da poser, Un come taglio dicono. alla Ma Fabio lui, Caressa. Fabio Carezza, la tagliasse di domani, guarda, perché se guardi la lunghezza che abbiamo raggiunto, ormai non stanno. Io posso fare il samurai qui dietro tranquillamente adesso, non li taglio dall'inizio del lockdown, quindi è diventato, il buffo è diventato una cosa insopportabile. Capisco il problema, come si evince. Anche io ragazzi. Anche Ivan. Domanda da persona che ora ultimamente non segue più le news del calcio. Come siamo messi? Anche per voi come siete messi? Siamo messi bene perché riprendiamo il 12 con la Coppa Italia, 12-13 finale Coppa Italia. 17 finale, poi dal 20 riprende il campionato. Sarà tutta una lunga tirata con partite praticamente tutti i giorni, tranne qualche giovedì e qualche venerdì, fino al 2 agosto. E poi adesso il 16 sapremo anche la Champions come riprenderà. Ma presumibilmente, secondo me, ci saranno i ritorni degli ottavi che mancano. E poi io credo che UEFA potrebbe andare verso una Final Eight da giocare o in Germania o a Lisbona. Che sarà, credo, l'evento degli ultimi 10 anni, perché non c'è mai stata una cosa del genere per squadre di club. Certo. E sarà, se fanno la Final Eight, secondo me viene un'occhiata, una cosa bellissima, Quindi avevo indimenticabile. sentito senza andata e ritorno, partita secca. Partita secca, quarti, semifinali e finali, giocata in 10 giorni. Il Quindi campionato praticamente un invece super mondiale. è fighissimo. Il campionato invece ho visto delle partite serali addirittura a 21:45. Infatti con il club andiamo in onda alle 23:30 fino a 1 di mattina, bisognerà avere pazienza per seguirci tutti, però noi contiamo, insomma, essendo estate, Eh sì. uno dovrebbe essere, poi c'è, ormai c'è
il lavoro da casa e quindi smart working. Lo smart working, penso che le persone siano più portate a stare magari un filo più sveglie durante l'estate. E poi c'è voglia di una specie di campionato del mondo, sarà un'immersione di 40 giorni totale praticamente. Diventa quasi un clima mondiale. Sì. Ma come, secondo te, come è stata gestita questo ritorno al calcio? L'hanno gestita bene? Le norme di sicurezza sono soddisfacenti? Ho apprezzato moltissimo il lavoro del presidente federale Gravina, moltissimo. Si è trovato a gestire, e anche quello della Lega, devo dire, si sono trovati a gestire una situazione complessa, c'erano idee diverse su come, se e quando riprendere. C'era da convincere anche un po' il ministero all'inizio, perché ovviamente c'erano giustamente grandi preoccupazioni, però mi sembra che si siano comportati tutti in maniera propositiva, che credo che sia l'elemento fondamentale. C'è stato dialogo, c'è stata discussione e alla fine sono arrivati a una soluzione che secondo me è quella ottimale. Poi tra l'altro hanno introdotto l'algoritmo, che è il mio grande cavallo di battaglia da anni, quello dell'algoritmo, quindi infatti i ragazzi in chat lo chiedevano a gran voce. Sì, perché l'algoritmo, allora, è un discorso, in realtà, così abbiamo anche occasione di spiegarlo magari per chi non l'abbia letto come funziona l'algoritmo. Okay. In realtà è una classifica ponderata, succederà solamente nel caso il campionato si fermi, solamente nel caso ci siano delle partite diverse per squadre, se per esempio si ferma a metà di una giornata per qualche motivo, solo se si arriverà a pari punti a campionato non finito. Ci sarà il 90% della classifica che è calcolato in base alla media dei punti fatti adesso in campionato, una media che è calcolata sulle partite giocate in casa e sulle partite giocate fuori. Quindi per esempio tu avrai una media punti delle partite, quindi una predisposizione a fare dei punti, diciamo, tra le partite in casa e fuori, e seconda di quante partite in casa e fuori devi ancora giocare prima della fine del campionato, ti verrà assegnato un punteggio. L'algoritmo effettivo poi viene utilizzato per il 10% della classifica, perché hanno importanza anche le reti fatte e subite. Cioè c'è una formula matematica che stabilisce la tendenza a fare punti in base alle reti fatte e subite, e questo varrà per il 10%, in maniera da tenere in conto i punti fatti e anche la propensione al gol delle squadre, che sono due elementi importanti. Quindi attenzione, perché nel caso dell'algoritmo non è più tanto vero se perdo 2-0, 10-0, la stessa cosa, perché in quel 10% varrà anche se perdi 2-0, 10-0. Per esempio la classifica del Milan cambia in questo momento in base all'algoritmo di un paio di punti e anche di una posizione, visto che tu sei tifoso del Milan, ti può interessare, perché è influenzata molto dalla sconfitta contro l'Atalanta per 5-0. Ok, quindi è in negativo. Ma cioè, è una soluzione che speriamo non accada, se dovrebbe succedere un disastro. Quindi io faccio informatica, quindi gli algoritmi mi affascinano e mi chiedo, è un algoritmo che quindi non considera, diciamo, le due squadre, non è una probabilità condizionata da qual è diverso da quello che utilizzavamo noi, che avevamo provato a utilizzare noi. Io facevo un algoritmo, utilizzavo un algoritmo predittivo, diciamo. Okay. La tendenza era a cercare un algoritmo predittivo, e per cercare un algoritmo predittivo il mio tentativo, scusate, ho dei problemi con la carica qua, quindi devo rimetterla. Non ti preoccupare. L'algoritmo predittivo cercava ovviamente di dare altre variabili. Le altre variabili erano date, noi abbiamo a fine partita 600 voci statistiche che possiamo utilizzare, che riguardano qualsiasi cosa. Diciamo che per arrivare a un algoritmo predittivo, visto che tu ti occupi di informatica, l'albero che devi creare è molto complesso dell'algoritmo. Certo. Perché riguarda sia le parti statistiche riguardanti le squadre, sia le parti statistiche riguardanti i singoli giocatori. Quindi per esempio devi avere la possibilità di modificarlo in corsa in base alle sostituzioni. E poi ci sono altre variabili che sono difficili da calcolare, come per esempio quant'è l'influenza Niente perché questi sono segreti, niente, sono segreti di Stato. Sono segreti di Stato. I Illuminati ci stanno tracciando. Scusateci, ragazzi. Ci stanno tracciando. Comunque, visto che sono utile, non credevo di essere utile in questa intervista. Sì, algoritmo ha fatto crashare tutto. Ma non so se è fattibile vedere o no. Rieccoti.
Sì, un attimo, vi sto scrivendo in privato così. Perfetto. E cerchiamo di evitare. Perfetto. Comunque, a prescindere, io la vedo questa cosa delle riaperture abbastanza... Che poi cosa mi fai? Mi aumenti i biglietti? Ora glielo chiediamo anche a Fabio, che ne pensi. È abbastanza... Eccoci. Siamo tornati. Eccoci. Ho cambiato postazione, vediamo se si riesce a fare qua. Ok. Dicevate dei biglietti? No, stavamo parlando del fatto che adesso si giocherà, no, a porte chiuse. Allora io stavo parlando di una chiacchierata che ho fatto con Kevin Lasagna, che ogni tanto gioca con me. Sì. E stavamo parlando sul fatto che sarebbe fattibile magari provare a riaprire a qualche tifoso tenendo dei distanziamenti all'interno dello stadio. Sì, se ne stiamo cominciando a parlare, sarà possibile credo non prima della fine di giugno. Per le ultime giornate si sta cercando di capire se sarà possibile, e lì bisognerà favorire gli abbonati ovviamente e vedere anche in quali termini reinserirli. Non è facile, non è un discorso facile, perché poi si rischia molto, però dobbiamo anche dire che i numeri, visto che stiamo parlando di algoritmi, negli ultimi giorni sono talmente positivi che fanno pensare a una possibilità in questo senso. Però poi cosa mi fai? Mi chiudi il settore ospiti, per cui avvantaggiato chi gioca in casa? Mi fai venire tutti quelli da Udine a Roma, a Napoli? Che così no, viaggiano? No, credo che lì ci sarebbero delle limitazioni regionali e solo per abbonati. E altra cosa che ti volevo chiedere, secondo te con questo sistema adesso di campionato e di Champions si riattiva un po' il fattore, tra virgolette, come... nazionale slash mondiale, nel senso che ad esempio in un mondiale magari è più tende ad essere più favorito il gruppo coeso rispetto alla forza dei singoli? Nettamente, hai esattamente ragione. Ci sono due elementi che sono secondo me fondamentali. Il primo elemento è la qualità della rosa, ovviamente, perché con 5 cambi sei avvantaggiato se hai una rosa in cui, diciamo, i subentranti sono più o meno dello stesso livello di quelli che giocano. Però va considerato anche un'altra cosa, cioè non conta solamente la qualità dei giocatori che entra, ma conta anche quanto siano omogenei al modulo che tu stai utilizzando. Faccio un esempio: la Lazio è probabilmente una rosa meno ampia rispetto alla Juventus, però i giocatori che entrano vanno nello stesso ruolo di quelli che escono. Tu facevi l'esempio di Douglas Costa: se esce Higuain e entra Douglas Costa, sono due giocatori di pari livello, tutti e due giocatori di livello mondiale, ma hanno due modi di giocare completamente diversi. Quindi la squadra in campo in realtà si modifica. Sì, sì. E secondo me nel campionato può essere penalizzata, cioè nessuna magari è più favorita delle altre, ma la Juve può avere una penalizzazione psicologica dal fatto che deve comunque difendere il titolo, si ritrova a pochi slot, cioè hanno molta più, più pressione addosso. Premettiamo una cosa, entriamo in un mondo sconosciuto. Non si è mai giocato il calcio dopo 3 mesi di sosta. Quindi tutti i valori statistici, visto che stavamo parlando di statistica, si azzerano. Nessuno sa in realtà quello che succederà, perché non ci sono i precedenti. Detto questo, la Juventus ha sicuramente dei vantaggi per il numero di giocatori di qualità che ha a disposizione. Ha degli svantaggi derivanti per esempio dal fatto che i suoi stranieri sono andati all'estero, sono andati a casa, sono andati in giro, hanno un po' staccato la testa. Mentre per esempio i giocatori della Lazio sono rimasti sul pezzo per tutto il tempo, i giocatori dell'Inter in parte almeno sono rimasti sul pezzo per tutto il tempo. C'è anche il fatto che alcune squadre tipo l'Inter, io mi aspetto che partano molto forte, così come sono partiti forte all'inizio della stagione, perché Antonio Conte è un tipo di allenatore che ti dà quelle motivazioni lì all'inizio, ti spinge forte in quella direzione. Il fattore campo, l'unica cosa che direi si può dire con abbastanza certezza, e che lo stiamo vedendo in Bundesliga, il fattore campo si azzera quasi, cioè il fatto di giocare in casa, soprattutto per le squadre che hanno un pubblico molto forte a favore, diventa quasi insignificante. Giocare fuori o giocare in casa, da un punto di vista psicologico, è quasi la stessa cosa, anche se poi il mio collega e fratello Beppe Bergomi mi dice che comunque il fatto che tu arrivi nel tuo stadio, hai il tuo posto nello spogliatoio, hai le tue routine, ti aiuta comunque nello sviluppo poi della partita. Però ecco, il fattore campo in Bundesliga sta contando molto di meno.
A me diceva Douglas che non gli piace proprio giocare. Hanno giocato contro l'Inter, se non sbaglio, e ha detto che non gli è proprio piaciuto giocare a porte chiuse perché sembra un allenamento. Non senti neanche, non ti esalti a volte. È una cosa strana. Sì, questo è vero in parte, secondo me, perché poi a tutto si fa l'abitudine e quindi poi vedrai che anche i giocatori si abitueranno. Certo, una partita importante come Juventus-Inter a porte chiuse senza pubblico è stato un trauma un po' per tutti, anche per me che la vedevo dallo studio prima del club, insomma. E poi c'è questa cosa particolare che i giocatori erano tutti preoccupati di coprirsi la bocca per non far vedere quello che dicevano perché tu leggevi il labiale, adesso hanno la mascherina, ma in compenso si sente tutto quello che dicono, quindi devi stare molto attento. Ma quando succede? Io a volte ho sentito dei bestemmioni da parte dei tifosi. Come si Devi stare reagisce lì? attenti. Allora, io sono assolutamente contrario alle riprese nelle tribune, no? Un mio vecchio maestro, che era un grande telecronista di NFL americano, che arrivò da noi a darci proprio dei consigli quando iniziamo con Sky, diceva: ma voi scusate, quando andate allo stadio, guardate quello che sta vicino o guardate il campo? E tutti noi guardiamo il campo. E allora perché qui in Europa continuate a riprendere il pubblico mentre la palla è in gioco e non serve a niente? Io sono abbastanza d'accordo. Ci sono stati episodi anche incresciosi, perché l'idea è quella del mondiale. Oh. Presidente. Oh, però qui è diverso adesso. Comunque io ho mandato il link, penso che entrerà da PC adesso. E per questo Abbiamo cambiato device. beh, ora è perfetto. Scusaci per Perfetto. cioè, è E anche questo è colpa poesia in nostra. movimento. Device, qua ci siamo. Bene. È anche colpa nostra, scusaci Stavo se. dicendo, stiamo parlando del Di cosa stiamo Del parlando? labiale, dei Ah, sì. bestemmioni. Del labiale, Fabio. Ci Ah, senti? del labiale, sì, Ok, che sia, no, sì. delle Delle bestemmie veramente sono. bestemmie. No, del tuo collega. Che diceva di riprendere pure il pubblico, no? Di non Quindi riprendere. che non bisogna riprendere il pubblico, perché nel pubblico succedono spesso delle cose, diciamo, poco piacevoli, ecco, da quel punto di vista. Invece, i giocatori dovranno stare attenti perché è anche oggetto di squalifica in teoria la bestemmia, quindi bisogna stare, a parte che è brutta proprio, devo dire. È proprio brutta da sentire, io sono contrario anche nella vita di tutti i giorni, ovviamente, però in particolare sul campo è molto brutta da sentire, quindi dovranno fare un po' di attenzione. Gli stranieri sono avvantaggiati da questo punto di vista. Non ce le hanno. Mi sorge una domanda a riguardo. Se un calciatore di una squadra italiana in Champions League viene spottato a bestemmiare, cosa succede? Essendo che in Italia No, le soltanto. regole sono diverse. Ah, infatti. Perché il concetto della bestemmia credo che in alcune lingue ci sia anche molto poco, molto meno che nella nostra. Quindi bisognerebbe uniformare il linguaggio ed è un po' complicato. Ok. Ma la cosa è che magari si sentono, vabbè, sì, si sentono cose che non si dovrebbero sentire, non c'è il pubblico, ma per noi da casa secondo me è anche, tra virgolette, più interessante capire i meccanismi di come gioca, cioè di cosa effettivamente si dicono veramente in campo, No, quello perché. sarà un tema che noi telecronisti dovremo affrontare, cioè quello di lasciare un po' di spazio quando le conversazioni sono interessanti. Il problema è proprio quello che tu pensi che la conversazione sia interessante e poi prende una piega che tu non hai previsto, magari, quindi bisogna fare un po' di attenzione. È quello che volevo dire, che davanti magari io mi ricordo, cioè è famoso magari Buffon perché a volte è un po' scurrile, si sente lì quando succede qualcosa, si fa finta di nulla e si cerca di dire alla regia di cambiare, perché comunque sono anche bambini No, che ma adesso con i sentono. microfoni sentirà tutto, credo che anche loro lo sappiano, faranno molta attenzione, però Gigi non è che scurri. Gigi lo sai che dice spesso, scimmia, 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 chiama i compagni così. Ma non, ma Sì, ma niente. tutti i No, compagni, beh, cioè, tutti, tutti. chiama, Sì. è un modo di dire suo, non c'è Sì. alcun connotato di nessun tipo. L'unici che sentivamo, almeno che io sentivo, erano i portieri, che perché forse ci sono i microfoni a fondo campo, e gli allenatori sentivi anche, cioè Allegri si sente ovunque. Beh, Allegri è un grande, Allegri si sente,
Anche se poi è uno di quelli che non dà tante indicazioni, dà molte indicazioni, ma non tattiche, più tecniche, no? Beh, uno divertentissimo era Del Neri, non so se te lo Del ricordate, era Neri, con quel tono di del tutto voce incomprensibile. particolare. Usava un linguaggio assolutamente incomprensibile, una specie di Swahili parlava in panchina, È ma anche i vero. giocatori te lo dicevano, che non capivano assolutamente cosa stesse dicendo in realtà. Ma tu Sì, riusciresti a tenere la voce di un allenatore, cioè a fare quello che fa un allenatore con la voce, dico. cioè a tenerla come tono di voce. Tutta per quei 90 minuti. Ma io ti assicuro che quando uso il cannone urlo mi si sente a una discreta distanza. Come sanno bene i miei figli. Ah, Come ok. forse avete sentito anche nello scherzo delle Iene. Quando io sparo col cannone c'ho una discreta Sì, diciamo potenza. che alcune delle frasi che hai utilizzato in quello scherzo sono diventate abbastanza meme, virali. Si va sul penale, deficiente, imbecille. Ma lì ti sei incazzato veramente tanto, però. Lì mi sono spaventato Ti sei pure tantissimo, sai, spaventato. io, allora, due cose. Noi siamo una famiglia molto tradizionale e quindi devo dire che dirlo sembra quasi fuori moda, ma abbiamo dei valori molto saldi e il rispetto delle persone e della vita delle persone per noi è un valore fondamentale. Quindi l'idea che mia figlia avesse potuto influire in maniera così determinante nella vita di una persona, rischiando in prima persona anche, perché c'erano comunque delle cose che veramente potevano andare nel penale, era una cosa che francamente mi aveva molto stupito e molto atterrito. Ero tra lo spaventato da una parte e l'atterrito quindi e il sorpreso anche che una persona come mia figlia, che poi tutti i miei figli sono attentissimi veramente proprio forse perché è di questa generazione essere così attenti, io credo che sia un elemento positivo proprio a non trascendere e a rispettare i valori, il credo delle altre persone, anche la maniera di comportarsi da altre persone, di essere molto tolleranti. E mi sorprendeva proprio quel fatto lì. Io avevo completamente perso la testa in quel momento, anche perché non sapevo proprio come uscirne, che poi sapete bene che quando una cosa diventa virale su internet sei morto. È un Cioè, problema, è un eh sì. problema. Bel tra l'altro, a me ha problema. colpito anche invece la reazione molto più. Cioè, era divertente vedere te super incazzato e tua moglie invece che era riuscita cioè, proprio a mantenere invece un tono molto più calmo. Sì, lei un po' si era reso conto di quello che poteva voler dire, secondo me. Ma no, scherziamo. È proprio come funziona il nostro menage. Lei è un po' più tranquilla, io sono un po' più esagitato. Ma sul tema della voce, volevo chiederti, tu hai mai tipo studiato vocalità, cose del genere, o hai fatto tutto da solo? Io diciamo che per esempio portare la voce di diaframma è una cosa che ho imparato. Alcune tecniche di riscaldamento della voce le utilizzo. E poi soprattutto non ho fatto proprio dei corsi di dizione perché secondo me ti portano ad avere una voce un po' falsa, però io che come avete sentito nello scherzo anche parlo a casa abbastanza romano, diciamo che su alcuni gruppi vocali ho fatto degli studi ben precisi, no? Il romano ha dei gruppi vocali che sono un po' complessi, tipo le B che diventano doppie B, RS diventa RS, lì devi fare un po' di attenzione, è un fatto di esercizio. Perché Enrico studia canto, fa coro, è un corista, per cui Cerco i punti ecco, mia comuni. figlia studia canto da tanti anni e tu sai bene, allora se studi canto, che comunque portare la voce, abbassare la voce e portarla sul diaframma ti permette una resistenza, una potenza. Per esempio, prima parlavamo dei videogiochi, se io non lavorassi sul diaframma, la voce mi si strapperebbe subito. Infatti, cioè il fatto è che usare costantemente qualunque parte del proprio corpo ovviamente la affatica, quindi bisogna saperla usare bene per non rovinarla. Per esempio, nessuno lo dice, ma un lavoro ad addominali anche in certi casi, proprio. Quindi è Sì. importante anche quello. Una curiosità da parte di un ragazzo del pubblico. E uno sport che vorresti commentare tolto il calcio e il poker. Io ho commentato il nuoto alle Olimpiadi. Purtroppo non abbiamo preso una medaglia in quelle Olimpiadi di Londra del 2012. La Pellegrini non riuscì a prendere medaglia. Però
c'era la prima gara di Paltrinieri, arrivò vicino ma non riuscì a centrarlo. E, a me sarebbe piaciuto commentare il rugby, penso, come tipo di sport. Sport sottovalutato in Italia, non so il perché, forse perché c'è il calcio, non ho idea. Allora, sottovalutato da un certo punto di vista e sopravvalutato da un altro punto di vista, nel senso che lo si è sempre considerato, parlando della retorica dello sport, e lo si è poco considerato come sport vero e proprio. Secondo me il rugby ha avuto delle grandi opportunità in Italia che purtroppo sono state buttate via da male gestioni, perché guarda che il ritorno che ha avuto la nazionale, io mi ricordo un'Italia-Nuova Zelanda con San Siro pieno, cioè l'Olimpico è quasi sempre pieno quando gioca la nazionale, e purtroppo la nazionale non vince, cioè, ha perso un numero di partite impressionante, quindi abbiamo sfruttato poco un grande abbrivio, perché troppo spesso si è parlato della retorica dello sport e quindi poi ci si avvicinava al rugby non come un vero e proprio sport, ma come una specie di spettacolo, di concetto filosofico, mentre il rugby è uno sport, e negli sport, ragazzi, bisogna vincere. Sì. È inutile, è quello che conta. Io c'ho un'ultima domanda, Andrea, e poi se vuoi andiamo avanti col discorso. Sì, no, io ho visto un video, a me faceva ridere, che ho visto io su YouTube, dove c'erano dei commentatori inglesi di calcio che commentavano come commentano il calcio il golf, e dei commentatori inglesi di golf che commentavano il golf, vabbè, avete capito, c'è stato mi faceva molto ridere questo. Comunque, parlando di nazionali, ti volevo chiedere questo. Aspetta, fammi fare l'ultima domanda a me, una curiosità mia. Che vai. Come Fabio ha iniziato sulla radio, no? Come radiocronista, poi sei passato alla telecronaca, no? Ti volevo chiedere appunto quale ti è piaciuta di più delle due cose che hai fatto, quindi radiocronaca o telecronaca, e secondo te è più difficile fare una telecronaca emozionante o a livello tecnico una radiocronaca dove invece devi stare a descrivere più tecnicamente anche dov'è il pallone, insomma proprio in modo specifico dove si svolge l'azione? Allora, la radiocronaca è nettamente più difficile secondo me di una telecronaca, ci vuole una concentrazione feroce, anche se puoi sbagliare un po' di più, perché non hai riscontro immediato con le immagini, quindi diciamo che l'errore è perdonato, però la radiocronaca è tecnicamente molto difficile. Spesso secondo me si fa un errore nel dire ma la radiocronaca è una cosa, la telecronaca è un'altra. È vero, ma non dipende, come si dice, dal ritmo, perché comunque la telecronaca o la radiocronaca, allora, la radiocronaca deve essere più descrittiva, quindi io quando faccio la radiocronaca dicevo sempre fascia centrale oppure fascia destra centro del campo, fascia destra tre quarti campo offensiva, cioè cercavi di far immaginare la partita a chi la sentiva e quindi di dare una posizione geografica del pallone, cosa che ovviamente non è utile quando tu fai la telecronaca. Ma non è vero che la telecronaca deve avere necessariamente un ritmo inferiore, la telecronaca deve essere un po' più modulata, nel senso che avendo le immagini devi seguire di più l'andamento della partita come ritmo, ma devi comunque mantenere un certo ritmo. Cioè, quando si dice che le telecronache devono avere i buchi, i vuoti, sì, è vero, serve anche il vuoto, ma anche quello deve far parte del ritmo. È come quando vedi un film che c'è la colonna sonora sotto. La colonna sonora deve tendere a sottolineare i momenti e i punti focali. Poi sulla telecronaca e sulla radiocronaca sono stati fatti un sacco di commenti di gente che ci capisce pochissimo e che quindi dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché fondamentalmente se ne parla come se fosse una cosa oggettiva, mentre invece è una cosa subliminale e soggettiva. Quindi non è che tocca le corde logiche delle persone, deve toccare le corde emozionali delle persone. E quindi ha tutta un'altra funzione rispetto a quella che si dica. Giusto. Spesso si dice, ma adesso con i televisori grandi, perché tu continui a dire i nomi dei giocatori? Noi seguiamo tutta la nostra vita con i due emisferi, che poi adesso si è capito che è corteccia cerebrale, però non andiamo in discorsi fisiologici troppo difficili. Diciamo che tendenzialmente siamo due emisferi, l'emisfero sinistro della razionalità e l'emisfero destro, che è l'emisfero delle emozioni. Io come telecronista voglio toccare l'emisfero destro, voglio che tu partecipi con le tue emozioni, il che è anche molto più rischioso, perché banalmente mi mandi a quel paese più facilmente se segui con le tue emozioni. Ma per chiudere il tuo emisfero sinistro, per farti vivere la partita con l'emisfero destro, io devo darti tutte le informazioni possibili, cioè devo rispondere a tutte le domande che tu logicamente ti faresti, in maniera tale che io nutro quella parte del tuo cervello e tu sei libero di partecipare più emotivamente alla telecronaca che faccio.
Questo è, se vogliamo, un po' quello che ho cercato di cambiare nella telecronaca io nel corso degli anni. E quindi l'afflato emotivo nei confronti della telecronaca, nei confronti di quello che stai vedendo, è superiore, proprio perché io riesco a nutrirti la parte logica e razionale. Ma infatti nei mondiali, cioè, hai creato non una ma molte frasi cult che la gente, cioè, sei la colonna sonora del mondiale praticamente, e io ovviamente l'ho seguito, anche ho visto anche gli highlights, non voglio fare un dissing alla Rai, ma sono un po' morenti quelli della Rai, cioè tutti si ricordano di te. No, però io sono molto amico del telecronista di Marco Civoli, che ha fatto la telecronaca, che comunque per esempio ha detto una bellissima frase alla fine del mondiale. Hanno uno stile diverso, Marco è un ottimo, un grande telecronista secondo me, hanno uno stile diverso, ecco, quindi magari in quel momento ha avuto una riuscita diversa, anche perché diciamo che io ho sfruttato la prima ondata di internet in realtà, no? Ovvero? Poi gli highlights, no, si andavano tutti su. Ah, certo, certo, sì. Era la prima volta che gli highlights andavano su internet, quindi diciamo che i tormentoni si sono creati, perché poi Radio DJ tutta la notte ha rimandato le frasi di Italia-Germania, hanno fatto quel bel mix con i Seven Nation Army, su internet sono andati i mix, sono riandate le telecronache, hanno fatto milioni di visualizzazioni. Diciamo che è stata la prima volta realmente, perché era il 2006, che internet ha restituito e ha, diciamo, ampliato un po' la potenza di una comunicazione che era stata fatta al minuto. Succedesse ora sarebbe ancora, cioè sarebbe proprio devastante a livello comunicativo. Ma... io avrei sperato in questo europeo, ti dico la verità, avevo ottime sensazioni. Qual è che ti sei reso conto europeo? Che ero proprio convinto che l'Italia sarebbe andata. Scusami Fabio, figurati. Prendo io, siccome perché abbiamo avuto un lag di internet, ti volevo chiedere qual è che ti sei reso conto nel 2006 che ce la potevamo fare, non ti dico a vincere ma ad arrivare magari in finale a giocarcela. Guarda, io ho scritto anche in un libro, l'ho detto più volte, che a me arrivò una telefonata dalla direzione di Sky che mi diceva che avevamo acquistato i diritti del mondiale, ed era tipo marzo 2006. Io attaccai il telefono e per me era una grande emozione, perché era la prima volta, avevo già seguito due mondiali, ma era la prima volta che facevo le telecronache di un mondiale. Attaccai il telefono, telefonai a Beppe e gli dissi: Beppe, facciamo l'Italia mondiali e ricordati, l'Italia li vince. Io ero convintissimo che l'Italia avrebbe vinto i mondiali prima di partire per la Germania. Me lo sentivo proprio, era una cosa... E devo dire che eravamo in due, io e Marcello Lippi. Anche lì, ok. Ok, grazie. Grazie Nico. Non lo so, Ivan, tu hai altre domande? Fabio, non ti voglio tenere troppo, per me possiamo continuare all'infinito, abbiamo anche, volevamo anche fare una piccola attività. Un giochino finale. Un gioco finale che potrebbe risultare abbastanza trash. Grazie Fabio. Sì, aspetta che devo cambiare un po' la posizione della camera perché... Oggi non siamo fortunati con la tecnologia, adesso mi si è oscurato il video, però va bene. Noi ti vediamo. Dicevate? Noi ti vediamo. Ma io... Vabbè, se vogliamo fare subito il giochino, se no c'era le classiche domande del gol più bello. No, vabbè, magari il gol più bello che hai commentato, se mi vuoi dire i tre giocatori più forti della storia del calcio, a tuo giudizio, e la partita più bella che hai commentato. Allora, gol più bello che ho commentato, un gol di Paolo Sergio prima che arrivasse in Italia con il Bayer Leverkusen, stop di tacco, se l'è alzata, ha tirato al volo di sinistro da 25 metri e ne ha filato in croce del palo. Fu la sigla della Bundesliga per qualche anno. Partita più bella, perché ci sono delle partite che ti regalano delle emozioni strane. Una partita di Coppa d'Inghilterra con il West Bromwich Albion, tipo terzo turno, un mercoledì di novembre, si era sentito male il telecronista che la doveva fare, mi hanno chiamato perché ero quello più vicino, che abitavo a tipo meno di un chilometro dall'allora sede, e mi chiamarono, io andai lì a fare la partita, 3-0 in 10 fine primo tempo, vinsero 4-3, una partita indimenticabile veramente.
Però vedi, certe volte trovi delle perle. Secondo me non l'ha vista nessuno, quella partita non se la ricorda nessuno. Cioè, era un mercoledì sera, buio, tempestoso, pioveva, mi ricordo, un disastro. Do pure via il segnale a un certo punto. Tre giocatori più forti del mondo di tutti i tempi: Maradona sicuramente, Zidane è il giocatore che io ho amato di più mentre facevo le telecronache. E poi ci mettiamo tre italiani a pari merito: Totti, Baggio, Del Piero. Perfetto, perfetto. E io ti faccio il domandone proprio quello più formale, TikTok. proprio cosa ne pensi di TikTok? E cosa ne pensi di TikTok? Allora, ti devo dire quello che penso sinceramente. Una cagata. Mi parlano tutti scemi a me. Però questo è. Oh. Però Ora questa. giusto. No, questa è una mia idea. Cioè, io sono vecchio, devi considerare che io non amo tanto i social in generale. Non sono mai stato su Facebook. Mi sono leggermente avvicinato su Instagram perché mi piacciono le immagini e trovo. Che a parte quelle delle fighe, Ah, no, ok. vabbè, quelle piacciono a tutti, ma ci sono proprio ogni tanto delle cose divertenti, secondo me, su Instagram. E poi trovo che sia un po' più delicato come approccio. Non so se è più femminile, non lo so. Invece trovo insopportabile Twitter, ma proprio insopportabile. La trovo una continua masturbazione. Cioè una masturbazione all'infinito proprio delle persone. Lo trovo insopportabile quello che utilizzano per dire le cose che devono dire, soprattutto quelli che hanno a disposizione altri mezzi, magari. E trovo insopportabile la violenza che ci leggo le poche volte che sono dentro, perché io non ho un account, ma quando lo leggo trovo insopportabile la violenza che lo contraddistingue. E mi sembra che le cose, tra l'altro, vadano peggiorando di anno in anno, non migliorano. Ma Quindi qui in sono un po' Italia o in Sud sconcertato. America? Ma in generale, penso. Ovunque, Più che ovunque, altro cioè Twitter ovunque. non ha dei controlli veri e propri, è un po' tutto lasciato. Cioè, io lo trovo, lo utilizzo ogni tanto, devo dire, anche per le notizie in tempo reale, credo che sia il social dove riesci a tenerti aggiornato. È Anche quello vero. che è successo in America, su altri social non era facile reperire notizie, bisogna dire. È Quindi vero. È vero. tutto il Però però trovo che ci non sia c'è un violenza controllo. verbale completamente fuori controllo. Invece ti ho visto bene su YouTube con tua moglie. Ma lì mi diverto perché lì mia moglie ha un canale, quindi ogni tanto cuciniamo, lì ci divertiamo, ma quello è un divertimento. Ma lì l'ho E visto, poi l'ho io trovo anche visto. facendo il nostro mestiere è un po' complicato mantenersi obiettivo e controllare. Io so che ci sono dei colleghi che sono molto attivi, che controllano Twitter, ma lì non è. Cioè, il nostro mestiere non è politica, quindi non è che devi cercare il consenso. Tu dici le cose, poi ci sarà chi è d'accordo e chi non è d'accordo, ma tu devi mantenere una tua linea di pensiero. Se invece cambi la linea di pensiero in base al numero di insulti che ricevi, poi lo sai come funziona, no? 48 ore sei Dio e 48 ore dopo su quei social lì sei una merda. Cioè, dipende, magari. E poi comunque un'altra cosa è che, secondo me, tendenzialmente prima o poi una stupidaggine su quei social lì la fai, cioè dici una cosa che non devi dire, usi un termine inappropriato, non ragioni magari prima di fare un tweet, non so, trovo che sia veramente, non mi permetto ovviamente di giudicare chi lo usa, però me ne tengo la lontana fortemente, diciamo. Siamo TikTok umani. almeno, sai, almeno Siamo umani, dico. sì, siamo umani, però diciamo che sugli altri strumenti di comunicazione non è che ti puoi permettere di fare. Se io mi permettessi di fare in televisione quello che alcuni si permettono di fare su Twitter, è andare in galera. Questa Chiaro. è la verità. Ma proprio in Sì. galera, ma non come mia figlia, sul serio. Ecco, io credo che occorrerebbe una forma di controllo che un po' limitasse alcuni interventi, perché poi, sai, se sei una persona strutturata, te ne freghi fondamentalmente, pertanto ci sarà sempre quello che a casa ti manda a quel paese, mica è un problema. Anche in macchina ti succede che qualcuno ti manda a quel paese e va bene. Però se sei una persona meno strutturata che ci soffre, poi succedono dei guai grossi su quella roba lì. E secondo me gli shitstorming cominciano a essere un po' preoccupanti. E poi soprattutto alla fine si dice che faccia opinione, ma in realtà non fa opinione perché durano 48 ore.
dopo 48 ore l'idea su uno magari cambia radicalmente, cambia il pensiero da un momento all'altro. Sono anche preoccupato che la politica si possa basare su che politica deve essere a 4, 5, 10 minuti o 4, 10 giorni, in base a quello che dicono sui social. Oh. Okay. Certo. Questo mi sembra un po' in quello c'è anche la libertà, è una forza, è una conquista dell'umanità. Ci sono leggeri problemi di connessione, Fabio, ti abbiamo perso, non so se tu ci stai sentendo. No, io vi sto sentendo. Okay. Adesso, sì. Ti sento. Ti abbiamo ripreso. Voi mi vedete? Sì, ti vediamo e ti sentiamo bene. Ma ci sono anche, ti dico anche su internet le cose, la gente ha l'Alzheimer su internet, per cui succede qualcosa, c'è la shitstorm, poi se ne dimenticano, poi se uno fa una cosa diversa, tutti, ah, bravissimo, e si scordano di quello che ha fatto, un sacco di problemi, non vorrei troppo entrare sull'argomento. Io avevo in mente una cosa che non farò perché mi sembra un po' troppo trash. Quella domanda, quella lì? No, la domanda, allora c'è una domanda che spopola, che è autoreferenziale a questo punto, che c'è il trend, non sto scherzando, c'è il trend di fare la domanda sulle seghe con i piedi, però mi trattengo e mi do una risposta io che è... No, c'è una certa età, esatto, ne riparleremo. No, ma la cosa è un po' d'annunziana questa roba, un po' d'annunziana, d'annunzio e altre abitudini, diciamo, esatto, che conosciamo tutti. No, la cosa è che volevo provare a commentare con Ivan, perché volevo provare con te, ma la connessione è morente, poi mi sembra un po' non lo so, un po' troppo, però i rigori della finale del 2006. Allora, io non li rifaccio, però se li fate voi vi posso dare un giudizio. È quello che ti volevo chiedere, quello che ti volevo chiedere. Ok, ma giudizio serio, però. Va bene, chi fa me, chi fa qualcuno fa me, qualcuno fa Beppe o... Allora, Ivan è più bravo, però mi metto io più in difficoltà. Vai. Hank, se ci puoi, tanto lo vedrai anche tu il video, c'è il video proprio, eh? Ah, fantastico. Siamo con la tecnologia. Siamo attrezzati. E invece Twitch l'hai mentre aspettiamo, Twitch l'hai scoperto adesso o già lo conoscevi? Io non sono mai stato su Twitch, però mio figlio ovviamente segue voi giocatori su Twitch a più riprese, quindi lo conosco bene, insomma. Lo sai, poi credo che ecco, se mi vuoi. Quello secondo me è un argomento interessante, cioè io credo molto nella potenzialità degli esports, quindi credo che... Io avevo una domanda su questo, poi vabbè. Credo che sia il futuro, sicuramente. Noi abbiamo fatto dei tentativi, è un po' difficile secondo me tradurlo televisivamente ancora, questa roba qui. Sai, per esempio, giochi di... quando tu fai le partite dei giochi degli esports, dei giochi di calcio... Sapete bene che su Ultimate Team, su tutto quello che utilizzano, quasi tutti hanno la stessa squadra poi alla fine, no? Sì. Comunque non c'è corrispondenza tra le squadre di club effettive e le squadre che hanno i giocatori che portano le maglie delle squadre di club. Questo secondo me, per il grande pubblico che segue il calcio, è un po' un limite. Bisognerebbe cercare di trovare dei regolamenti in cui le squadre, magari con... degli handicap in base al tipo di squadra che hai, con degli aggiustamenti sul valore dei giocatori, però secondo me ci dovrebbe essere più corrispondenza tra la squadra di club e la squadra che effettivamente viene utilizzata, perché se tu vedi una squadra dove Cristiano Ronaldo gioca da una parte e dall'altra, secondo me per l'esperto di sport è molto bello, per chi invece ci si deve avvicinare è un po' complicato. Sì, per i tifosi del calcio tradizionale sicuramente, infatti noi l'abbiamo fatto qualche torneo del progetto Serie A Team, sai che è nato il campionato parallelo, no? E ogni volta che giocavano infatti con la modalità FIFA Ultimate Team, i tifosi che venivano delle squadre, i tifosi quelli di calcio reale, rimanevano tutti un po' storditi da questa cosa, sconcertati. E alcune volte invece abbiamo fatto la prova di far giocare proprio le squadre con le rose reali, e lì già capivano di più, apprezzavano di più. Però Ultimate Team... Eh sì, quello secondo me è un salto.
Però lì il discorso è del publisher di EA Sports, che chiaramente spinge la modalità che gli porta più guadagno. Ovviamente, non c'è dubbio, lo capisco anche benissimo. Omi mi ha scammato la prima voce, va bene? Va bene, vai te, vai te. Intanto non so, io non so commentare, gli amici prendono tutti in giro perché dico attenzione, attenzione. Vediamo, magari facciamo qualche salto. Devi sapere, Fabio, che noi commentiamo la Royal Rumble del wrestling ogni tanto, virtuale, insieme. Ah, ma però... così, Così facciamo i personaggi del web che si sfidano su un ring vero della WWE. Sì, ma Andrea è stato contato che in un video ha detto una tipo 98 volte. Ma si menano sul serio, attenzione. È tipo WWE vera. Cosa, Fabio? Li menano sul serio o proprio WWE, cioè un po' fake, diciamo? No, è virtuale, è tipo la mia replica contro la replica tua che è sul ring del gioco, però ci facciamo con la foto su internet, la attacchi al personaggio, lo vesti. Sì. No. Molto bello. E vabbè, è facile da fare e prende anche tutti i fan degli altri youtuber, vengono a vedere per attifare, è molto interessante. Poi due youtuber invece si sono incontrati sul ring vero ultimamente. Sì, hanno fatto anche dei bei numeroni. In Italia secondo me siamo un po' indietro perché gli sponsor sono un po' resti a fare una cosa del genere. Hanno fatto un match di box, un match diciamo non di alto livello ma discreto, l'ho visto io. Ecco, la box io ho fatto anche come telecronaca ed è un po' è lo sport che pratico, quindi è quello che mi piace di più. E sarebbe interessante, potrebbe far numeri. Magari ti chiamiamo quando lo organizziamo a commentare. Ma su ring però. Esatto, sì, certo. Potrebbe fare il record italiano di stream, che non so a quanto è, però 100.000 persone, non sono i numeri della TV. Inizi un incontro di box e me lo dici con 3-4 mesi di anticipo, ma alleno forte e vengo. Vengo a farlo proprio, anche se c'ho un... E che peso saresti? Io quando se mi tiro dovrei essere un welter. Ok. Tu uomini che peso saresti? No, dico ok perché non so cosa voglia dire, non per altro. Sotto i 70, diciamo che tirato sarei 68 e 500. Allora siamo lì, anch'io. Ma magari facendo un piccolo cut di peso, io mi faccio mezz'oretta di sauna prima del peso e vado a posto. Ma perché poi la cosa interessante è tutto la faida pre-match. Quello è bellissimo, e c'è. È quello lo show. Comunque, il romanzo. Sì. Comunque è anche interessante se te gonfi su ring. Molto, molto. Però poi cambiamo argomento. Mi sa che in Italia noi, anche se tu ti sfidi, noi quattro ci sfidiamo uno contro uno, contro uno, contro uno, così testa a testa, mi sa che abbiamo bisogno del caschetto per boxare. No, caschetto, allora, innanzitutto credo che tu debba fare light boxing, cioè in realtà non è previsto il contatto totale, cioè dovresti fare una cosa tipo appoggio del popolo, sono molto vaghe le regole, però se no hai bisogno del patentino della federazione, hai bisogno dell'approvazione di un medico, cioè è un po' complicato per salire su lì. Ok, e col patentino? Era una licenza. Ma con la licenza puoi dartele senza caschetto o no? Con la licenza in teoria puoi, no, sei dilettante, quindi dovresti fare comunque col caschetto, ma guarda che comunque col caschetto cazzotto quando arrivo lo senti. No, infatti non l'ho mai fatto, per cui lo senti. Ma lo senti, guarda, la bellezza di salire sul ring è che il pugno, dipende da quante once utilizzi il guantone, però diciamo che il pugno lo senti relativamente sulla guancia, lo senti forte sulla mascella e senti soprattutto la testa che fa il cervello che si scuote dentro, quello è quando prendi il pugno forte. Però sarebbe interessante portarlo perché è un bello sport. Mi insegna ad andare a faccia avanti nella vita. Allora, iniziamo questa cosa imbarazzantissima. Mi bevo un bicchiere di vino perché sono abbastanza imbarazzato. Ma alla grande. La vogliamo fare come fosse proprio la finale. Noi siamo lì in diretta. Vabbè, andiamo. No, perché Fabio giustamente quando segnavano faceva pure noi dobbiamo farlo. Esatto. Questi sono i rigori, vediamo un po'. Allora, io ho tolto l'audio, durante i rigori. Vado? Vada. Attenzione. Attenzione. Andrea Pirlo si sta
spostando, vediamo Barthez che si sta mettendo sulla linea di porta. L'arbitro gli dice: mettiti effettivamente sulla linea di porta. Pirlo prende un sospiro. Mamma mia, Fabio, che emozione. Poi chiamami Andrea che mi sento in imbarazzo. Pirlo, gol, sì! Andiamo! Dai, Andrea! 1-0 per l'Italia. Siamo in vantaggio. Punizione battuta splendidamente da Andrea Pirlo. Cosa dici, Ivan? Sì, l'ha battuto veramente in modo egregio. Pirlo è un grande rigorista, ha spiazzato il portiere, forte, implacabile. Grande Andrea Pirlo. Sappiamo che Gigi non è un gran paratore di rigori, ma Gigi, vai Gigi, San Gigi, confidiamo in te. Gigi Buffon, sappiamo che non para un rigore dal 98, ma vediamo se questa volta andrà bene. Vildor, ottimo rigorista. Pischia l'arbitro, gol. 1-1, Ivan, 1-1. Eh sì, diciamo che Vittorio appunto li batte sempre molto bene, ha spiazzato completamente, Buffon ha battezzato l'angolo sbagliato, peccato. Ci siamo Ci siamo ancora, Andrea. ancora, prossimo rigorista, chi ha scelto Materazzi? Materazzi che si è rialzato dopo il piccolo infortunio, dopo il piccolo match di MMA che ha fatto prima. Posiziona il pallone, l'arbitro gli dice: posiziona, o meglio, attenzione, Materazzi prende la rincorsa, prevedo. Ci ha portato a questo momento, Andrea Materazzi, è il momento della verità. È il momento, sì, attenzione, prende la rincorsa, il tiro, gol, Dai, dai, Marco! sì! Mi sento, Fabio, mi sento molto in imbarazzo, non voglio più fare questa cosa. Vabbè, Stai facciamo andando bene, tra all'inverso. l'altro. Ok, allora mi quello che prendo. se ti sente Buffon che gli hai detto non paravo rigore, te devi lasciare a casa. Perché No, mi dissocio da in quello che ho realtà detto è una prima. percentuale molto alta. 2-1, no, 2-1, Andrea. 2-1, siamo ancora in corsa, siamo in vantaggio. Trezeguet. Trezeguet, ma aspetta, mi sa che siamo andati avanti. Vabbè, siamo andati avanti. Trezeguet No, no, no. contro Gigi. Dai, Vai, Gigi, Gigi. che lo conosci. Vai, Dai, Gigi, Gigi. quante ve ne siete tirati? In Se non è gol, 3-2-1. non è gol, Andrea, non è gol. Dai, vai a cagare, Trezeguet. Grande. Inquadrato Lippi, ecco, queste sono le inquadrature di cui parlavamo prima. Inquadrato Lippi, guarda qua, Trezeguet, che favore, che regalino che ci ha dato Stuck. Non è gol, non è L'ha gol, Ivan. ipnotizzato Gigi, l'ha ipnotizzato Guarda Andrea. Gigi che si è buttato dal lato giusto, però la traversa l'ha salvato. Attenzione, De Rossi, De probabilmente capitan futuro Danielino, probabilmente se non sbaglio. Rossi. Sì, è De Rossi, rincorsa lunga per Daniele. Forza Daniele, forza Daniele, una bella botta! E andiamo Daniele! Daniele! Siamo Siamo avanti Andrea! avanti, io guarda, dall'ansia vado a farmi un cicchettino perché non ce la faccio a guardare. Siamo rimasti soli, Fabio! Se avessi detto questo l'avrebbero licenziato subito. Eccomi, scusatemi, sento la pressione addosso. Ecco, terzo rigore per la Francia, siamo in vantaggio, Ivan. Dai, Gigi, Gigi. Ipnotizzalo, buttati, io me lo sento, Ivan, ci giochiamo che la para, io mi sento che la para. Abidal Speriamo, speriamo, Abidal sul sul mancino. pallone. Dai Gigi, paralo e portaci a casa questa finale. Forza Gigi! Ah. L'ha spiazzato, bravo, bravo Abidal, è stato Brava freddissimo. Abidal, ma siamo comunque in vantaggio, vai, andiamo avanti, anche siamo comunque in vantaggio di un gol grazie al cioccolatino che ci ha regalato Trezeguet, ma c'è Alex Del Piero sul dischetto, Pirlo, abbraccio a Cannavaro, vediamo se Alex Del Piero va, Sì, Pirlo, sì. Alex Del Piero, Del Piero, Del Piero, Del Piero, e la Francia ci sta per dire boom baby bye.
Rincorsa lunghissima del numero 7 della nazionale, implacabile, ha spiazzato il portiere francese. L'esultanza di liberazione da parte di Andrea Pirlo, la disperazione negli occhi di Barthez invece. E adesso è il momento della verità, Sky, Andrea. Ricordiamo che Fabio Caressa e Beppe Pergomi hanno perso il volo per questa finale. Sky ha chiamato noi che li sostituiamo. Però il livello mi sembra sempre lo stesso. Allora, entreremo nella storia. No, gol. Ma adesso, Sagnol. È il momento di Fabio Grosso. Fabio Grosso ci ha portato in finale, il gol contro la Germania su assist di Pirlo, tutti ve lo ricordate, pochi giorni fa. È il momento di stringerci forte. Un ultimo sforzo, Fabio, un ultimo sforzo. Ma stoppa un secondo, Ivan. Fabio, quando ha segnato Grosso, ti sei alzato in piedi? Eri già in piedi, ti sei alzato in piedi? Abbiamo visto tutti i rigori in piedi. Eravamo in piedi abbracciati. Pure noi, io. Eravamo in piedi abbracciati e ti devo dire anche che la semifinale, poco prima del gol di Grosso, ci siamo alzati in piedi con Beppe. Perché sentiamo che sta arrivando un momento particolare. Abbiamo fatto gli ultimi due minuti in apnea in piedi urlando come degli ossessi, abbiamo finito la partita, si sono girati tutti i colleghi ad applaudirci perché era stata una partita emozionante, e il telecronista portoghese che era sotto di me mi ha guardato e mi ha detto: complimenti, si è andato in onda anche in Portogallo. Ha urlato talmente forte che gli entravo nel microfono. Ci credo. Ma perché io mi ricordo, ora non so se sbaglio, che sente qualcosa sbattere quando segna Grosso. Ma quello non lo so, però mi ricordo che io ero in piedi con i due cronometri. Noi usiamo due cronometri. Io non mi fido del cronometro ufficiale, che delle volte è saltato, quindi ho altri due miei cronometri di sicurezza in mano. Ero con questi due cronometri in mano. Io mi sono alzato in piedi e si è alzato in piedi anche Beppe, perché dietro non c'eravamo, l'ultima fila, e dietro non c'era nessuno. E abbiamo visto gli ultimi due minuti in piedi, ma ero in trance agonistica assoluta proprio io. Una cosa mai provata prima e dopo. Mamma mia. Chissà. Invece ai mondiali non vedevo una metà campo, perché quella è stata una cosa incredibile. Arrivo alla postazione della finale dei mondiali, che è il sogno di tutti, no? Fai la finale mondiale dell'Italia, cioè il sogno del telecronista, se uno inizia a fare il mestiere, il sogno tuo è quello. E pensi, chissà che postazione che c'avrò. C'avevo una colonna dello stadio e io non vedevo l'area di rigore di sinistra. Tant'è vero che quando ha segnato Zidane, io il rigore non lo vedevo dal vivo, lo vedevo a televisione perché era completamente occupato dal palo. Non vedevo la porta, una cosa drammatica. Ma le riprese ti arrivano effettivamente in diretta o con qualche secondo di delay? No, la ripresa allo stadio hai due monitor in genere. Uno si chiama la bassa frequenza ed è quello che arriva direttamente dalla telecamera, quindi è in tempo reale. L'alta frequenza invece arriva con due, che è il ritorno del segnale, ti arriva con due secondi di ritardo, ma io l'alta frequenza non la utilizzo mai, uso solo la bassa quando sono sul campo. E si vede un po' peggio. Che lì in teoria devi vedere se sei fuori e dentro delle pubblicità, ma tanto te lo dicono in cuffia. E comunque tu lo vedresti con due secondi di ritardo, quindi quella è solo confusione. Ma piccola curiosità, proprio che non c'entra niente, ma se devi andare in bagno devi proprio aspettare il fine primo tempo, se succede qualcosa? Una delle prime cose che un telecronista fa quando arriva in postazione è controlla la distanza dal bagno, perché o non bevi mai e allora può diventare complicato se fa caldo, poi con la voce sai devi aiutarla un po' bevendo. Esatto. C'erano degli stadi tipo Napoli che erano drammatici perché dovevi scendere con un ascensore lentissimo, quindi ti preparavi prima e la tenevi, quindi l'unica possibilità è quella. Una volta, quando c'è stata Perugia-Juventus, quella famosa del diluvio, abbiamo tenuto 3 ore e 45 di diretta, perché noi eravamo in diretta durante tutta la pausa e non si poteva andare in bagno, e qui vi faccio una confessione, ho pisciato in una bottiglia. Non c'è alternativa. Poi ti viene da piangere, cioè se ti scappa forte, poi diluviamo, quindi è la cosa peggiore del mondo. Sì, se ti scappa un po' di pipì, diluvia fuori, cioè puoi morire proprio. Ma lì era proprio impossibile, perché alla fine eravamo stati in postazione quasi 6 ore, quindi cioè, lì devi trovare una soluzione.
Ma quando commenti, sei sempre, cioè come i giocatori sei sempre in giro alla fine. In che senso? Per gli stadi? Sì. Campionato italiano, Champions League sempre. Tranne Valencia-Atalanta che c'era il lockdown, già l'abbiamo fatto da studio. Quando commenti il calcio internazionale, spesso invece sei da studio. Tipo la Premier sei spesso da studio, tipo la Liga. Sì. Premier, Bundesliga, così sei spesso in. Diciamo che facciamo tutte le partite, una mediamente dal posto su sette, o le altre sette che fai nella stessa giornata sono da studio. Perché sono costi comunque. Altissimi. Una postazione, a parte il viaggio, la postazione proprio costa molto. Ok. Allora, ormai ci siamo imbarcati in questa, facciamo l'ultimo rigore. Io un Certo. po', Fabio, io un po' mi pento di essermi fatto vedere da te così Ma perché. va, ma no, mi sto molto divertendo, vai tranquillo. Ok, mi sta calando la stima di me stesso, però ormai faccio questo lavoro, sono abituato a mettere la mia autostima sotto i miei piedi, per cui continuiamo. Ti raccomando, Andrea, solo attento alle bottigliette, non fare niente Non di. lanciare nulla. No, lancio la mia luce se segniamo. Siamo pronti? Siamo pronti? Vado. Attenzione, Marcello Lippi sta Mamma mia, piangendo. che tensione, Andrea, mamma mia. Guarda Vai Fabio. Fabio Grosso sul che dischetto. sguardo. Vai Fabio, sì! Ivan, siamo campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Sì. Ragazzi, Perché 14 anni sono già passati. mamma mia. è più vicino al 2030 del 2006. Porca miseria. Mamma Una mia. cosa a pensarci fa molto effetto. Però io ribadisco, io ho molta fiducia in questa nazionale di Mancini. Io credo che sarà l'anno prossimo. Quest'anno ero quasi sicuro. L'anno prossimo vediamo, ma spero possa fare molto bene. Speriamo di vederla almeno. Questa è la. Comunque ho rotto le cuffie. Questo è l'augurio. Io ho Fabio, ho voluto fare una telecronaca a stampo mio, non volendoti imitare. Ma hai fatto bene, ma ognuno ha il suo modo di fare le cronache, sono tutte valide. Vorrei sapere un voto del nostro duo da 1 a 7. No, 7 senz'altro, vi avrei dato proprio 7, siamo andati molto bene, è stato molto divertente. Poi sai, è difficilissimo fare una riemozione, eh? Cioè una cosa è quando la fai in diretta e sei trasportato, una cosa è farla in differita di anni con un'emozione già vissuta, quindi mi è piaciuto, mi sono divertito. Grazie. Ed è la stessa cosa per cui io ad esempio mi consigliano un video per fare una reaction, che è una reazione, tipo, ah, questo video devi assolutamente vederlo. Io non me lo spoilero perché se no E c'è. è diverso, è più teatrale rispetto a una telecronaca. Comunque, Non Fabio, c'è dubbio. io non ti Oh, ma non voglio tenere mi potete troppo. lasciare senza dirmi che giochi mi consigliate in questo momento per Xbox e cioè, così le diciamo tutte e due le Xbox e PS4. Spara tutto che mi consigli, a parte quello di Udi. Fortnite, no, allora io ti consiglio questo, ti consiglio di farti, allora il futuro del gaming è su computer, computer non Mac, Ah, per bene. cui il mio consiglio è di comprarti un bel computer assemblato dove poter anche mettere il joystick per giocare, perché lì vedi proprio anche graficamente come una favola. Comunque ti dico, io non sono un grande fautore di sparatutto. Io se ti dovessi dare un consiglio è Kerbal Space Program, che è un programma di ingegneria misto a Flight Simulator dove devi costruire il tuo razzo con vere leggi fisiche, devi stare attento alla massa e poi andare sulla Luna, su Marte, veramente pilotando come se fossi un astronauta. Molto bello. Io adoro queste cose. Adoro anche la fisica, quindi È molto molto bello. difficile però, tipo ci impieghi, io un anno e mezzo che ci gioco sono andato su Marte ma non sono mai tornato.
Un brutto atterraggio, immagino. Ho tre persone disperse su Marte. No, siamo atterrati bene. Il problema è che la navetta si è distrutta nel processo, quindi non possiamo più tornare indietro. Benissimo. Comunque, ragazzi, vi ringrazio. Valorant, Fabio, Valorant. Valorant? Valorant è un gioco FPS, sparatutto misto. Guarda, però più di strategia. Io gioco solo sparatutto. Io ho fatto tutti i Mass Effect, mi sono piaciuti moltissimo, per esempio. Cioè anche, ho giocato anche a tante altre cose diverse. È una categoria che va molto forte se ti fai il PC. Sono ci siete ancora? Sì. Okay. Mi senti? Vi saluto ragazzi, è stato un piacere. Ciao, Fabio, ti ringrazio tantissimo, scusaci per quest'ultima attività finale, mi sento un po' imbarazzato, però spero che ti sei divertito. Mi sono molto divertito, un saluto a tutti. Gentilissimo. Grazie mille. Gentilissimo per essere rimasto di più. Ciao. Buona serata, ciao. Grazie. Devi premere la mano rossa, eh. Ciao Fabio, mi si sono rotte le cuffie, scusate ragazzi. Tutto a posto. Ciao Fabio, premi la mano rossa, Fabio, per uscire dalla stanza. Sì, ok, grazie. Grazie a te, Fabio. Ciao Fabio. Ciao. Andrea. Ops, scusatevi, sbagliato. Eccomi, Ivan. Mi si sono rotte le cuffie, Fabio, credi, per fare quella sei cosa. Andato via, mi sa. Eh? Ah, ho visto che ti si sono rotte. Ok, ho visto che ti si sono rotte le cuffie. Pensavo memavi. No, mi si sono rotte davvero. 250 euro di cuffie. Vabbè, però per l'Italia. Vabbè, in realtà solo il jack si è rotto, lo cambio. Allora, ti ringrazio Ivan per averci aiutato e avermi aiutato ad avere Fabio e in questa intervista. Io ringrazio tantissimo Fabio Caressa, spero di non essermelo giocato e non essercelo giocato facendo questa cringiata, però secondo me si è divertita, è qualcosa un po' fuori dalla zona di comfort, divertente. Secondo me sì. È stato divertente. Io ti ringrazio per avermi scammato alla fine, avrei voluto... No, a me è piaciuto come ha ascoltato i miei consigli sui giochi, l'ho apprezzato molto. Vabbè, comunque è stato due ore. Molto interessato pure agli sports lui. Ma infatti secondo me potrebbe essere molto, molto interessato al mondo delle dirette live di sports, di internet in generale, perché potrebbe essere una cosa anche abbastanza nuova per lui, anche magari su cui vogliono puntare gli altri, magari lui ci arriva prima, vede un po' prima, butta l'occhio e capisce. Io gli volevo fare anche una domanda che ve la faccio pure a voi due, tanto ormai non c'è più lui. Secondo voi è possibile che prima o poi tipo anche Amazon partecipi alla gara per i diritti di acquisizione della Serie A, della Champions, come fa Sky, come fa DAZN? Secondo me Amazon prima o poi parteciperà a tutto. Cioè, l'idea di Amazon è di essere il competitor di tutto. Secondo me. Anch'io penso. Cioè, è partito da essere competitor di alcuni tipi di aziende, adesso è competitor di Walmart interi, centri commerciali, è competitor di Netflix, competitor fa anche dei giochi super morenti, mi spiace Jeff, devo dirtelo, fa dei giochi super morenti, quindi è diventata anche gaming, cioè software house per i giochi, e quindi secondo me Amazon sarà competitor di tutto quello che c'è. E su questo campo qui, dove è già la piattaforma Prime, ci sarà un Prime Live ed è secondo me un passo molto vicino. Sentivo pure che vogliono permettere di vedere le serie TV di Amazon Prime Video qui su Twitch anche, in live. Quello sarebbe molto, secondo me è proprio un no-brainer, cioè nel senso tanto se hai Prime puoi vedere la roba in più. Fornisci contenuti gratis a tutti i tuoi lavoratori, partner. Quindi, volevo fare una citazione a Fabio.
Ah, bravo. Dovendo commentare, ho urinato nella... volevo fare una piccola... Va bene, anche tu l'hai fatto. Eccolo, grazie. Mi hai capito al volo. Hai pisciato nella bottiglia. Ah! Va bene. Va bene. Io, ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, Ivan, grazie per essere stato con noi oggi. F per le tue cuffie. Per le mie cuffie. Salutiamo i modifichetti di Telegram. Ciao, belli. Ciao, salutiamoli tutti, non quelli di te, tutti in generale, tutta la grande famiglia quelli anche di internet. Belli. Salutiamo. Beh, tutti i modificati sono... Ma io voglio salutare tutte le persone che sono adesso su internet. Stiamo esagerando. Anche io solo non... quelle col Pipo in mano. No, spero che non ce ne siano io nessuno. Saluto Rocco Braz. Io saluto Rocco Braz. Va bene. Io saluto Pseuda. Uscirò da questa chiamata se continuate. Allora. Io vi saluto, ciao bellissimi. Ciao, un bacio, Ivan. Ciao, caro. Vabbè, allora, manina rossa. Ivan boomerizzato all'improvviso. Ivan, siamo qui in compagnia del nostro caro Braz che si è mostrato, è diventato famoso al